Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. In questi giorni di coronavirus succede che una signora che si chiama Christine Lagarde dice una frase e crollano le borse. Ora, molti commentatori hanno detto che è stato un caso, che è stato un errore, che questa persona si è lasciata sfuggire una cosa che non doveva dire. Non è successo nulla di tutto questo, semplicemente quella persona che io avevo criticato, se ricordate, dalle pagine di questa rubrica, 8 mesi fa, quando si proponeva la sua nomina, io dissi: state attenti, perché quella persona è l'espressione del più becero neoliberismo, è l'espressione del pensiero monetarista mondiale, è l'espressione degli interessi diametralmente opposti a quelli del nostro paese. Naturalmente io sono un opinionista libero e quindi la mia opinione non contava nulla all'epoca e la signora venne nominata in quell'incarico. Quando lei dice letteralmente non è nostro compito tenere a bada uno spread, verrebbe da chiedersi: beh, ma allora qual è il tuo compito? Perché non ti devi occupare di occupazione, non ti devi occupare di dare da mangiare alle partite IVA che stanno morendo, non ti devi occupare dei liberi professionisti che stanno morendo di fame, non ti devi occupare di tutte quelle cose lì, come creare la ricchezza. Quindi, se non devi nemmeno tenere a bada lo spread, di che cosa ti devi occupare? Ma lei non stava commettendo un errore, lei stava dicendo di fatto: io non compro titoli di Stato. Dovete tradurre così quella frase: non è nostro compito tenere a bada lo spread, infatti lo spread schizza e questo vi dimostra che lo spread viene manovrato dalle banche centrali, come io peraltro ho sempre spiegato da questa rubrica di economia umanistica. Ora, se la banca centrale non compra i titoli di Stato, cioè non mantiene sotto controllo lo spread, cosa può fare uno Stato? Può forse alzare le tasse? Vi sembra che in queste condizioni lo Stato italiano possa veramente alzare ancora la pressione fiscale quando le imprese hanno le saracinesche abbassate, quando non sappiamo più come arrivare alla fine del mese? Evidentemente no. Lo Stato italiano può forse stampare moneta? No, perché siamo in una gabbia chiamata euro. Allora, in pratica, il messaggio che stava dicendo la von der Leyen è: noi non aiuteremo l'Italia, noi non aiuteremo i paesi per comprare ambulanze, respiratori, medici, infermieri. Quei soldi ci servono per fare operazioni finanziarie private sui mercati internazionali, come quelle fatte con aziende francesi con la compiacenza della Banca Centrale Europea. Riflettete e buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.